Lavoro prossimo futuro è stato il tema del secondo aperitivo di voce. Abbiamo cercato di capire quali siano le mansioni richieste dal mercato e abbiamo ascoltato le testimonianze di chi ha dato vita a progetti innovativi. Uno degli ospiti della serata è stato Nicola Contri, che ha 15 anni di esperienza nel campo delle risorse umane. Quali sono le caratteristiche che dovrebbe avere un lavoratore per permettergli più facilmente di trovare un lavoro? Ecco. Sostanzialmente la serietà, la preparazione e la voglia di crescere professionalmente sono caratteristiche che sono molto attrattive per le aziende. Come sono i lavoratori che vengono da te? Diciamo che il panorama è molto, molto vario, non c'è un target ben preciso dell'utente che si rivolge all'agenzia per il lavoro. Daresti dei consigli ai giovani che cercano lavoro? Mettersi in discussione, mettersi nell'idea di sacrificarsi un minimo e voglia di imparare. Altra ospite dell'evento è stata Gina Beltrami, che nel giro di qualche anno è riuscita a diventare una delle 80 top Italian fashion blogger. Quali sono i punti di forza di questo tuo blog? Essere riuscita a capire qual era il mio pubblico, quindi targettizzarmi e parlare alle donne della mia età, offrire loro non solo consigli sulla moda, condividere le ricette piuttosto che i viaggi, le mie esperienze di vita e parlare un linguaggio semplice. Un'altra cosa che ho voluto fare, che continuerò a fare, e cercare di aiutare il territorio, quindi ho sempre cercato collaborazioni con eccellenze nella moda di Carpi. Credo che il successo sia anche riuscire a fare dei contenuti di qualità. Terzo ospite della serata è stato Federico Caiumi, che nel 2013 ha ideato Voilap Digital, una startup molto innovativa. Spiegaci com'è nata la tua startup. Le nostre tecnologie veicolano tanti servizi, dalla parte diciamo di connettività, danno anche primo soccorso, possono dare informazioni importanti e a volte anche essere punti di sicurezza, punti di riferimento nella città. Tutto questo come ti è servita la tua formazione umanistica? È stata diciamo una delle chiavi per unire la tecnologia alle persone. Ho studiato come si comportano, cosa vogliono, cosa cercano e coniugato col digitale, quindi tutte le possibilità che ha la tecnologia e come applicarle alle abitudini delle persone. Questa è la chiave fondamentale per innovare davvero. Il benessere è qualcosa che la tecnologia può veicolare.